Buongiorno a tutti da Tiziano Manipasta. Tra tutte le confetture che abbiamo fatto, me ne manca una in questo periodo che non mi ero proprio accorta di che mi mancasse. Sto parlando della confettura di fichi e cannella. Non lo so perché, no, pensavo proprio di averla fatta. Guardate gli ingredienti. Qua abbiamo 2 kg di fichi già lavati, asciugati e tagliati in quattro. 400 g di zucchero semolato, 5 g di cannella, un bicchierino di rum o bianco scuro a piacere e il succo di mezzo limone. La prima cosa che facciamo, mettiamo i nostri fichi nella pentola antiaderente, bella capiente. Aggiungiamo lo zucchero semolato e il succo di limone. Mescoliamo il tutto. E ora ho acceso il fuoco a fiamma moderata, mescoliamo per un po' e poi, mi raccomando, facciamo cuocere per 30-40 minuti. E trascorsi i 30-40 minuti che abbiamo detto, aggiungiamo la cannella, il rum, mescoliamo e facciamo andare per 5 minuti. A questo punto possiamo anche spegnere e con un mini pimer andiamo a frullare. Ok, adesso ho riacceso di nuovo il fornello, la facciamo riapprendere un 5 minuti perché come vedete è già bella cremosa e densa, quindi 5 minuti al massimo e poi spegniamo. E a questo punto possiamo anche invasare. Ora prendiamo la nostra confettura e la mettiamo in un vasetto. Mi raccomando, i vasetti sterilizzati come dico sempre. A questo punto, bollenti come sono, avvitiamo bene con i coperchi, capovolgiamo e ora copriamo con un canovaccio e fino al completo raffreddamento. Oppure potete fare, chi ha magari, chi vuole fare bagnomaria, mette i vasetti in acqua fredda, come faccio sempre io. Mettiamo metà pentola d'acqua, immergiamo i nostri vasetti. Al momento della bollitura facciamo bollire 15-20 minuti. Dopodiché prendiamo i nostri vasetti e li mettiamo fuori in dispensa. E durano tantissimo, ma anche così durano tantissimo, quindi ognuno fa come vuole. Quindi io adesso mi preparo perché dobbiamo fare l'assaggio. Siamo pronti per l'assaggio, guardate qua. Un clima proprio, cioè sembra di stare vicino a un albero di fichi, sotto un albero di fichi e degustare. Con le foglie ho creato anche il centrino, guardate, è bello, bello, mi piace tantissimo, specialmente per il libro, voi sapete che ci tengo tanto. Allora, ho messo un po' di burro sotto le fette biscottate e io vado ad assaggiare. Che buon po'. Vi faccio vedere. Guardate che spettacolo di marmellata. Vedete? C'è un sapore sublime. Si sente quella quando si ingoia, no? La fragranza, l'aroma della cannella. Come si dice? Provare per credere. Allora, abbiamo finito con anche questa ricetta e sono veramente contenta e felice. E con questo vi auguro appuntamento a domani e non dimenticate di essere felici. Ciao a tutti, da Tiziana Manipasta.